Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di condividere con voi una ricetta che faccio spesso ed è facilissima. Un secondo piatto, come vedete anche da... Mazza, come sei stata precisa. Mi sono preparato tutto. Sembra Tetris. Allora, facciamo insieme il rolle di pollo, ok? Col petto di pollo. Quindi una ricetta facilissima che si presta per tantissime occasioni, se avete ospiti, se non sapete cosa preparare, se la volete preparare in anticipo, insomma, molto versatile. Intanto vi dico quello che ci serve, poi dopo la fine del video vi do tutte le sostituzioni, vabbè? Allora, ci servono 500-600 g di fettine di petto di pollo, 100 g di speck a fettine, 400 g di spinaci, questi sono surgelati ma vanno bene anche freschi, 4 uova, 100 g di formaggio filante, io utilizzo la provola tagliata a fiammifero, ma va bene qualsiasi altro tipo di formaggio, la mozzarella per pizza, la fontina, insomma quello che ci avete a casa, un po' di vino bianco, poi sale e pepe, olio e olio e un pizzico di noce moscata, perché a me piace un po' di noce moscata. Iniziamo? Ci servono le uova sode, quindi in un pentolino metto le 4 uova e le faccio cuocere. Quando si dice non si fa manco un uovo sodo. Bisogna che spieghiamo come si fanno le uova sode? C'è chi parte dall'acqua bollente, chi parte dall'acqua fredda, io parto dall'acqua fredda, okay? Porto sul fuoco e faccio bollire per una decina di minuti, io così le faccio le uova sode. Ognuno ha la sua tecnica perché mi servono belle cotte. E faccio cuocere anche gli spinaci, quindi prendo una pentola, metto un po' d'olio, faccio scaldare e metto dentro i cubetti di spinaci. Copro col coperchio e faccio cuocere, impiegheranno 5-6 minuti e ogni tanto gli do una mescolata. Intanto prepariamo il pollo. Mi preparo un bel pezzo di carta forno. La carta forno mi serve per arrotolare il rollè, insomma aiutandoci con la carta forno è tutto molto più semplice. E inizio ad appoggiare sopra le fettine di petto di pollo, che sono abbastanza sottili. Se ce l'avete spesse, mi raccomando, dategli una schiacciata in modo che si allargano un po' e diventano sottili. Cerchiamo di metterle belle, insomma, sovrapposte in modo che è come se fosse una fetta unica. Le schiacciamo leggermente. Vedete questa parte che magari è un pochettino aperta, la facciamo sovrapporre a una fettina che sta sotto, in modo che, insomma, il rollè viene un pochettino più facile da arrotolare. Attimo, mescola questa, se non si brucia. Ok, la base del rollè è pronta. Io ho considerato 550-600 grammi più o meno di petto di pollo per 4 persone. Se siete di più aumentate un po' la dose. Questi sono quasi pronti, mettiamo il sale. Il timer per le uova l'abbiamo messo? No, non mi ricordo quando fa. Però non sono passati, mi sa ancora 10 minuti. Vabbè, facciamole fare un momentino in più. Non avendo aggiunto acqua, non c'è bisogno di strizzarli. Questi praticamente sono già pronti. Quindi spegniamo e lasciamo un pochettino intiepidire. Che facciamo adesso? Diamo una bella spolverata di sale. Un pizzichetto di pepe, se vi piace, non è obbligatorio metterlo. Adesso riprendiamo lo speck e lo sistemiamo sopra le fettine di petto di pollo. Io lo metto incrociato, cioè se il petto di pollo sta in questo verso, lo speck lo metto nell'altro. Questo perché ci aiuta un po' a non far fuoriuscire il ripieno quando lo arrotoliamo. Vedi quando ne so io? Brava, bella tecnica. Lo sovrapponiamo leggermente. Lo speck serve anche a dare un po' di sapore, perché il petto di pollo, insomma, è un po' sciapetto. Io metto lo speck, però va bene anche il prosciutto, Prosciutto cotto? Anche. Pancetta. Intanto qui 10 minuti sono passati, quindi spengo, scolo l'acqua e metto dell'acqua fredda, così si raffreddano prima perché le devo sgusciare. Ok, già abbiamo tutto pronto. Le uova, gli spinaci, prendo il formaggio, la base del rollè è pronta.
Ok, le uova sono un po' ancora che scottano. Aspetta un secondino, però intanto mi preparo lo spago. Per chiudere il roulé utilizziamo uno spago da cucina. Allora, prendo più o meno la misura della larghezza del petto di pollo, stando un po' abbondante. Quindi mi taglio 5-6 pezzi più o meno di questa lunghezza. Saranno 30 cm più o meno. Io faccio così veramente. Visto mai? Meglio abbondare che andare accorti, eh? Quindi meglio che dopo lo accorciate che non riuscite a fare il nodo. Quindi taglio, poi infilo le forbici su tutte le pieghe. Taglio da una parte, poi dall'altra. Beh, okay. È stata chiara? Hai capito? Sì. Questo ce lo teniamo qua. Ne taglio un pezzo più lungo che mi servirà per legarlo nella parte della lunghezza. Ok? Bello lungo questo. Possiamo procedere con le uova. Tu già hai una tecnica per sgusciare le uova sole? Faccio così sul tavolo. Faccio così pure io. Vai. Do una botta, faccio così e poi sguscio. Io pure. Potresti far tu allora? Vabbè, ti aiuto. Posso dire che si è fatto un macello? Sì. Cioè, se mi dovevi aiutare a sgocciare le uova, era meglio che ti stavi fermo. L'ho un po' rotto. Eh? Vabbè, tanto... No, perché allora, se quando lo sbatti, non è che devi schiacciare okay. Che lo frantumi. Dai una botta così e poi piano, te l'ho detto piano. Che non c'è esperienza, non è... Piano, perché se no... Guarda. L'ho un po' rovinato, dai, l'ho un po' rovinato. Eh? Vabbè, non succede niente. Giusto perché va messo dentro un rollè, perché se no... Guarda com'è facile, guarda, non è complicato sgocciare un uovo solo. Chiedo scusa a tutti. Devi stare calmo, devi stare calmino quando fai queste cose. Non puoi essere così irruento. Siamo riusciti a pulire le uova. Gli spinaci pure se sono indiepiditi, quindi li appoggiamo qui sopra. Se per caso vedete che sono un pochettino, che abbondano d'acqua, li strizzate. Però questi sono venuti abbastanza asciutti. Quindi li sistemiamo qui sopra. Allarghiamo per bene. Dobbiamo coprire più o meno tutta la superficie. Tenendoci un po' lontano comunque dall'estremità, perché dopo quando arrotoliamo, sennò c'è il rischio che esca tutto fuori. Ora, a chi piace, una grattugiata di noce moscata. E come a me piace, a te pure. A me pure, sì. Ok, ce ne metto un po'. La metto direttamente sopra gli spinaci, così. Formaggio. Anche questo lo distribuiamo un po' tutto sopra in modo omogeneo. Come ho detto prima, potrebbe andare bene mozzarella, fontina, emmentaler, insomma, quello che più vi piace. E in ultimo le uova. Le mettiamo al centro e in fila. È il momento di arrotolare. E qua ci esce comoda, come ho detto, la carta forno, perché ci aiuta. Ok, adesso iniziamo a mettere gli spaghi, quindi facciamo camminare lo spago sotto e leghiamo facendo un nodino sopra. Quello lungo lo passiamo e chiudiamo così. Poi se vogliamo fare una cosetta proprio precisa, io di solito lo faccio perché poi dopo quando tolgo lo spago faccio prima, annodo così. Ah, prendi l'altro? Sì, li collego praticamente, in questo modo con un attimo, poi dopo quando taglio viene via lo spago e mi rimane bene al centro. Tagliamo lo spago in eccesso. Siccome qui all'estremità mi è rimasto un po' aperto, per chiuderlo bene ne metto un altro in questo senso. Quindi faccio così. Non sono tanto soddisfatta, potevo far meglio, però va bene anche così, insomma.
anche perché di solito mi basta uno spago solo, per cui invece ho dovuto mettere quell'altro verso, ma va benissimo. No, ci sono quelle brave brave che... quello si intreccia, è un'arte questa qua, io sono benedetta. Ok, possiamo mettere il rollè su una teglia forno, poi dopo ci aggiungiamo ancora un po' d'odori. In diagonale, lo metti in diagonale, c'è. Lo so, però giusto giusto. Sei andata lunga. Ah, va bene. Questa la taglio. La tagli sta scena? Taglio. No, la lascio. Ce l'abbiamo fatta. Sì, in diagonale ci sta. Visto? La cottura un po' si stringe, no? Un po' si, sì. Ma no, tantissimo. No, infatti. Mettiamo ancora un po' di sale sopra, perché il petto di pollo l'abbiamo salato da una parte sola. Pizzico, Un po' di pepe. E un pochino d'olio. No, tanto tanto, io ne metto proprio poco. Attenzione, attenzione, arrivano consigli furbi. Consigli. Allora, io l'ho fatto col petto di pollo, però al posto del petto di pollo si può utilizzare il petto di tacchino, l'aris di maiale, se ve le mettete tutte quante in fila, e quindi potete fare anche la versione col maiale. Ci ho messo gli spinaci, al posto degli spinaci ci potete mettere delle erbette, i carciofi, potete fare dei carciofi cotti in padella, mettete un bello strato dei carciofi. Gli asparagi? Tutti asparagi? Un po' troppo? Potresti, beh, guarda, l'asparagi, se mettono tutti quanti in fila qua in serratore, che li tagli, sono carini che si vede, però sì. li vedrai meglio in un polpettone più che un rollè, capito? Quindi vanno infilati, che quando tagli... Un po' too much. Come ho detto, vabbè, al posto delle uova sode si può fare una frittata. Marco mi dice, non si chiama frittata, si dice omelette, vabbè, ma io dico sempre frittata, avete capito quella cosa gialla fatta con le uova che si cucina in padella? Okay. Io la chiamo frittata. Invece dello speck si può mettere il prosciutto, si può mettere il prosciutto cotto, si può mettere la pancetta. Ah, mi è venuto in mente un'altra cosa. Allora, questo io l'ho lasciato così col petto di pollo a vista, ma nessuno ci vieta che possiamo anche rivestire esternamente con lo speck, eh? Ah, invece di metterlo dentro, metterlo fuori? Sì, non possiamo mettere. Forse ci aiuta anche quando lo arrotoliamo. Cioè, un pochettino ci aiuta anche perché le fettine del petto di pollo un pochettino sfuggono, avete visto? Quindi è double fast, potrebbe essere. Poi è double fast, lo puoi girare in un verso e nell'altro. E si può fare la stessa cosa con la pancetta. Anzi, la pancetta meglio pure grassetta. Sì, no, quella si vede spesso. E... manca ancora un po', ma non mi vengono in mente altri consigli. Visto che abbiamo acceso il forno, ci vogliamo mettere pure due patatelle? Ecco, questa è la prima cosa giusta che dici. Patate arrosto. Prepariamoci delle patate. Cioè, prepariamo le patate, stacca. Ecco, il vero consiglio furbo di Benetta è metteteci due patate di contorno. Beh, no, dai, sempre si andrà pure meglio. Sì, è no? vero. Rosmarino e aglio, naturalmente proprio le classiche patate arrosto. Quindi le sbucciamo e le tagliamo a pezzetti. Ho tagliato le patate, io per farle arrosto le faccio a spicchi più o meno così. Aggiungo un paio di spicchi, due o tre spicchietti d'aglio vestiti. Metto anche il rosmarino. Mi è venuta in mente una cosa, visto che mi hai avanzato un po' di rosmarino, se può mettere qui sopra, che è più scenografico, gli dà anche un po' di profumo. Ah, in questo caso anche l'alloro ci sta bene? Si potrebbe mettere anche sì, un paio di fogliette d'alloro. Beh, già ha cambiato aspetto, guarda un po'. Beh, così è molto più figo. Non ci avevo pensato, ma mi era sfuggito. Qui aggiungiamo sale e olio. E mescoliamo, io mescolo direttamente così con le mani. E facciamo insaporire. Mettiamo anche questi in teglia. E siamo pronti per infornare, quindi forno a 190 gradi ventilato, faccio cuocere per una cinquantina di minuti. Naturalmente controllate le patate, controllate l'arrosto. Io, quando sono passati 20-25 minuti, sopra il rollè ci metto un pochettino di vino, ne basta meno di mezzo bicchiere. Serve per non far asciugare troppo la carne e rimane bella morbida, vabbè. Mettiamo il vino. E facciamo cuocere.
Eccolo qua, impiattato, caruccio. Dai, è un bel piatto. Guardate che bello, se ci avete ospiti, oppure per una serata speciale, oppure quando sapete che cucinava benissimo. Che significa una serata speciale? Che ne so, lo sanno loro. Bello. Io direi di assaggiare, che dici? Vai, facciamo l'assaggino. E adesso l'assaggio. Non delude le aspettative. Buono, buonissimo, perché rimane tenero. Buono, morbido, saporito. Quindi provate a farlo e poi fatemi sapere. È anche bello, dai. No? Meglio gustarlo caldo, filante, quando è ancora filante. Allora, secondo me caldo, tiepido non è male, ma secondo me anche freddo si può mangiare, perché comunque c'è il saporino, usando il saporino dello speck. Ah, ok. Che ci sta molto bene. Vabbè, dammelo a me sto pezzo, così almeno. Grazie, almeno assaggio pure io. Strano che non si è presentato Cloud, che di solito quando cucino la carne sta sempre qua. Allora, io spero che questo video vi sia piaciuto, che possa esservi utile. Se avete domande, suggerimenti, come dico sempre, scriveteli sotto nei commenti. E mettete un bel like, condividete e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Ciao a tutti, grazie.